Tra le tante iniziative di solidarietà nei confronti delle popolazioni colpite dal sisma c'è anche quella della Coop che stamane ha inviato 4 quintali e mezzo di pane ai terremotati. Sulle tavole dei terremotati questa domenica è arrivato il pane fresco, mentre molte associazioni ed aziende si stanno mobilitando per inviare generi di prima necessità nelle aree interessate dal sisma, la Coop Consumatori Nord-Est in collaborazione con Molino Pasini ha scelto questo alimento anche per la sua carica simbolica. Un intervento veloce e rapido per dare un minimo di sollievo su una cosa molto particolare come l'alimento del pane e la tavola la domenica deve dare un minimo di normalità sulle tavole di quelle persone che in questo momento stanno soffrendo. L'operazione è nata velocemente anche grazie alla volontà dei dipendenti della Coop, in particolare dei panificatori degli ipermercati Virgilio e La Favorita, che hanno cucinato 4 quintali e mezzo di pane. È stata proprio una cosa fatta in fretta e furia, ma di grande portata. Con gli amici del Mulino Pasini che ci hanno fornito la farina, sono bastate poche telefonate ai nostri dipendenti e è partita la macchina. Quindi la domenica mattina negli ipermercati di Virgilio e di Favorita abbiamo panificato all'incirca 4 quintali e mezzo di pane, che saranno divisi su due furgoni. Un furgone andrà nella zona del Mantovano, su Zara, Pegognaga, San Benedetto e San Giacomo delle Segnate, e l'altro furgone partirà per Moglia e Reggiolo. E poi abbiamo anche un quantitativo di pane che andrà nelle zone di Finale Emilia tramite la protezione civile di Bagnoli in Piano di Reggio Emilia. Noi siamo pronti anche a ripetere nel futuro, logicamente in maniera più strutturata, nel momento in cui la protezione civile ci potesse dare dei quantitativi stabili per poter organizzare, diciamo così, la consegna.